Nelle Marche ci sono 220 proloco, si tratta di una regione ricca di tanti piccoli paesi. Nello spazio della regione al plurale, denominato Destinazione Marche, c'è stata l'UMPLI, l'Unione Proloco delle Marche. Erano presenti Claudio Nardocci, presidente UMPLI nazionale, e Mario Borroni, presidente UMPLI Marche. Noi delle Proloco facciamo le feste nell'arco dell'anno per tutti i gusti, con sagre ma anche altre manifestazioni sportive e nonne. Abbiamo pensato di fare un giorno all'anno una festa per noi Proloco, ci festeggiamo da soli, visto che non ce la fa nessuno, ce la facciamo da soli. Quest'anno è la seconda edizione, si svolgerà domenica 21 a Loreto e abbiamo raggiunto il numero massimo possibile di 1000 soci delle Proloco delle Marche, con oltre 100 sindaci con gamboloni, quindi politici. Abbiamo avuto anche, oltre al patrocinio dell'UMPLI nazionale, della Regione Marche, anche della Presidenza della Camera dei Deputati. Quindi siamo orgogliosi di questo. Noi facciamo tanto lavoro di volontariato e una volta all'anno, ecco, facciamo questa festa per confrontarci anche insieme, per ritrovarci e programmare le nuove manifestazioni nell'arco dell'anno, che poi anche già da febbraio iniziamo a fare, anzi non smettiamo mai, perché facciamo feste tutto l'anno per attirare turisti e sempre più turisti. È stato scelto un posto per fare questa festa che meglio non si poteva in occasione del giubileo anche. Beh sì, già noi l'avevamo anticipato lo scorso anno, perché Loreto, oltre ad essere un po' al centro delle Marche, facilmente raggiungibile da tutti i nostri piccoli paesi, è un po' il simbolo della cristianità non solo marchigiana ma in tutto il mondo. Quindi abbiamo avuto la disponibilità del Vescovo di Loreto, della Proloco locale, che ci sta dando una grossa mano. Speriamo bene, speriamo nel tempo, ma noi non abbiamo paura delle intemperie, quindi piove, neve o c'è il sole, noi andiamo avanti e ci festeggeremo insieme in allegria. Il 21 febbraio dunque c'è la grande festa dell'UMPLI per l'UMPLI a Loreto. Inizio alle 10 con i soci, alle 10.30 parte la banda con i gonfaloni, i sindaci, le autorità, gli sbandieratori della contesa di Filottrano, il gruppo folcloristico Ortensia di Ortezzano, tutti in piazza della Basilica a Loreto per l'esibizione dei gruppi musicali. Poi si entra in Basilica passando dalla Porta Santa del Giubileo per la celebrazione della Santa Messa officiata da Monsignor Tonucci. Ai soci sarà consegnato un libro della Proloco dal titolo Identità e Cultura. Presidente, un momento importante, oggi c'è stato qui alla BIT, abbiamo visto una grande partecipazione di pubblico, perché? Perché alla Proloco ci si tiene tutti. Sì, la Proloco sta nel cuore di tutti gli italiani, ecco. Noi abbiamo fatto anche recentemente un rilevamento statistico, ogni italiano ha sentito parlare delle Proloco. Noi vogliamo però approfondire la conoscenza, quindi abbiamo creato un libro che parla appunto di Proloco, che è questo Identità e Cultura del Turismo. E poi però abbiamo su siti, social, eccetera, continuamente degli aggiornamenti, quindi cercateci su www.umpli.info, dove troverete veramente tanti stimoli, tante sollecitazioni a cercare anche a giocare con la cultura popolare, perché per esempio noi stiamo per partire con un piccolo concorso molto divertente. Si può mandare un video dei nostri anziani che raccontano il territorio, raccontano le tradizioni, raccontano cose che una volta erano normali, tramandate oralmente, adesso si stanno perdendo, quindi è una caccia al tesoro importantissima a cui tutti gli italiani debbono partecipare. L'abbiamo chiamata il tesoro dei nonni, vogliamo eleggere il miglior nonno raccontatore di tutta Italia, perché dobbiamo creare questo archivio, perché fra 10 anni gli anziani non ci saranno più e si portano via un bel pezzo della nostra storia, della nostra cultura. Quindi le Proloco sono nel cuore, anche perché fanno queste cose che ormai non fa più nessuno. Dopo il dibattito c'è stata la degustazione offerta dall'UMPLI di prodotti tipici del territorio: farro, olive fritte all'ascolana, galantina, salame morbido, crostini con alici, il tutto annaffiato da vino rosso e bianco.